Qualche tempo fa vi parlai di come registrare le chiamate sul vostro smartphone Android, possibilità che però è stata via via bloccata da parte di Google, come anche molti di voi mi hanno fatto presente nei commenti del video precedente. C'è però una buona notizia, perché il produttore di Mountain View ha deciso di reintrodurre questa funzionalità su moltissimi smartphone, in prevalenza quelli dotati di Android 11 o superiore, ed oggi voglio parlarvi di come verificare se il vostro dispositivo è compatibile e ha già ricevuto questo aggiornamento, come funziona e quali sono le limitazioni legali ovviamente dovute a questa pratica. Cominciamo! Come molti di voi avranno notato, a partire dalla versione 10 di Android, Google ha deciso di impedire la registrazione delle chiamate, in primis eliminando la funzionalità nativa all'interno del sistema operativo e poi andando via via a bloccare anche le app di terze parti che avevamo visto anche qui sul nostro canale. Si è nascosta ovviamente dietro motivi legati alla sicurezza, ma a mio avviso si parla un po' più di privacy e dell'aspetto legale che è ovviamente intrinseco nella registrazione delle chiamate. Vi avevo già parlato nell'altro video di cosa è lecito e cosa no, ma è bene ricordarlo per evitare che rimaniate impelagati in tutta quella quantità di male informazioni che sono reperibili in rete su questo argomento. Non è infatti vero che registrare le chiamate è una pratica illegale a priori, infatti qualora il vostro scopo sia semplicemente quello di conservarle sullo smartphone o sul vostro PC, non si costituirà reato, esattamente come non si costituirà se lo andremo a fare per far valere i nostri diritti nelle adeguate sedi legali. Se invece il vostro intento è la discriminazione, lo scherzo o più semplicemente la pubblicazione online, beh, fate attenzione, perché purtroppo in quel caso si costituisce reato. Fatto questo breve recap, devo purtroppo dirvi che la soluzione precedente, ossia l'applicazione gratuita Cube ACR, è sempre meno funzionante e tanti dispositivi che una volta erano perfettamente supportati sono stati bloccati o comunque stanno per essere bloccati. Non vi disperate però, perché come vi ho già detto nell'introduzione di questo video, è stata Google stessa a decidere di tornare sui suoi passi e reinserire la registrazione della chiamata nativa direttamente nel dial delle nostre chiamate, andando quindi ad evitare di utilizzare applicazioni di terze parti che in qualche modo potrebbero anche andare a minare la nostra privacy. Attenzione però, che non è detto che tutti gli smartphone abbiano già ricevuto questa possibilità, questo aggiornamento. Potrebbe infatti essere necessario attendere ancora qualche tempo o comunque aver installato una versione di Android superiore o pari alla 11. Si tratta di una modifica che Google ha implementato o comunque sta implementando lato server, quindi non ci sarà per voi nessuna necessità di andare ad aggiornare il vostro dispositivo, ma semplicemente vi sveglierete una mattina e avrete questa nuova possibilità. Sui primi smartphone a ricevere questa possibilità nei mesi precedenti era anche possibile andare ad attivarla o disattivarla all'interno dell'applicazione di Google. C'è però da dire che tutti quelli che io ho provato recentemente ce l'hanno già preinstallata, è già presente, quindi mi basterà andare ad effettuare una chiamata e ricercare all'interno del dial quella icona che riporta il simbolo della registrazione, diciamo quel cerchietto che solitamente è accostato alla scritta REC. A questo punto, una volta verificato che abbiamo effettivamente il toggle all'interno della nostra chiamata, ci basterà cliccarlo e verrà subito mostrato un messaggio che mostra le implicazioni legali dovute alla registrazione della nostra chiamata. Se confermiamo, partirà poi una voce preregistrata che informerà sia noi che il nostro interlocutore che la chiamata sta per essere registrata, con una voce, diciamo, robotica, analoga a tutte quelle che troviamo anche su vari software di teleconferenza che danno la possibilità di registrare lo schermo o comunque di registrare la nostra intera conversazione. Attualmente, diciamo a grandi linee, perché magari non è presente su tutti gli smartphone, i produttori che hanno già questa funzionalità sono Xiaomi, Redmi, Oppo e OnePlus. Però ad esempio sull'Oppo A54 5G, ossia quello smartphone economico che abbiamo visto qualche tempo fa qui sul canale, non ho ancora ricevuto questa funzionalità, mentre sul mio OnePlus c'è fin dal primo momento, sullo Xiaomi della mia compagna anche, quindi diciamo che va un pochettino a fortuna, un po' come sono tutti quegli aggiornamenti che avvengono
lato server anche sui nostri social, come ad esempio Instagram. Quindi una volta che avete verificato se il vostro smartphone ha questa funzionalità, magari fatemelo sapere qui sotto in un commentino specificando il tipo di smartphone, che sicuramente questa informazione potrà essere molto utile a tanti altri utenti come voi che stanno aspettando la funzione. Spero di avervi aiutato o aver fatto in qualche modo chiarezza a riguardo di questa tematica della registrazione delle chiamate, avervi magari fatto scoprire una nuova funzionalità a cui non avevate fatto caso. Ma se non ce l'avete ancora, non disperatevi, provate magari il vecchio metodo che avevamo visto qui sul canale. Vi lascio in descrizione il link all'altro video, perché non è detto che sul vostro smartphone non funzioni, o comunque se non funziona, diciamo, alla prima botta, come diremmo qui a Roma, andate un po' a giocare sulle impostazioni, perché sono sicuro che troverete il modo di registrare la vostra chiamata. Mi raccomando, poi registrate responsabilmente e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Niccolò.